Finito rigore, come lei più volte detto, no? Sì, è una finanziaria difficile. Noi abbiamo dovuto tagliare 200 milioni circa, qualcosa come 1200 milioni di risorse, tutto per interventi. Questo già dà il peso della manovra. Lo abbiamo fatto con rigore, tagliando anche i costi della politica, riducendo i costi di funzionamento della pubblica amministrazione. Ci siamo dati un obiettivo, diciamo, di produttività e poi abbiamo proposto una profonda riforma di tutti i servizi pubblici della Toscana. Insomma, per dirla in una battuta, noi passeremo da qualcosa come 85 consigli di amministrazione. Il nostro obiettivo è di arrivare a 5-6 consigli di amministrazione. Abbiamo ridotto anche, soprattutto nella finanziaria, il numero delle aziende di trasporto pubblico. Sono contenuti tagli su questo punto, grazie a un'opportunità che il governo ci ha offerto. Noi continuiamo a chiedere più finanziamenti sul trasporto, ma siamo riusciti a contenere i tagli al 10%. E poi abbiamo soprattutto puntato a fare una finanziaria che fosse anche all'insegnamento. Noi vogliamo rivedere il sistema di rilevazione della ricchezza delle famiglie, perché un ISEE, un sistema di rilevazione più precisa, può consentire di far pagare di più per chi effettivamente ha i soldi per poter pagare. Non mettiamo tasse, non è aumentato né IRAP né IRPEF. Temiamo gli effetti recessivi di una cosa di quest'anno, perché ci saranno meno soldi che circoleranno. E allora tutti insieme, le forze sociali, le forze economiche, le forze istituzionali, chiediamo che il governo si impegni a fare un lavoro serio per lo sviluppo. Abbiamo bisogno di investimenti, abbiamo bisogno di supporto alla ricerca, abbiamo bisogno di supporto all'occupazione, alle infrastrutture di aree, materiali e immateriali. Una politica che contiene costi di funzionamento della spesa pubblica è giusta. Ma se vogliamo riprendere la via dello sviluppo, abbiamo assolutamente bisogno che ci siano miliardi di investimenti in questa regione. Ne abbiamo assoluta necessità e ne ha necessità il Paese, altrimenti la ripresa diventa più lontana e soprattutto il problema del lavoro rischia di non trovare soluzione, di non trovare almeno le risposte indispensabili. È importantissimo, io credo che siamo la prima regione a fare il bilancio, è importantissimo che questa manovra abbia avuto il consenso di tutte le forze sociali. È un fatto, credo, straordinario. Io sono grato anche alle istituzioni, alle province, ai comuni, sono grato alle comunità montane che hanno subito pesanti tagli, ma soprattutto sono grato a tutte le forze sociali, i sindacati dei lavoratori, la Confindustria, la CIA, le organizzazioni dei commercianti, gli artigiani, perché hanno capito il nostro sforzo e insieme a noi condividono questa pressante richiesta al Parlamento e al Governo perché nelle manovre di fine anno si mettano miliardi di investimento per far riprendere l'economia. Non tagliamo, pure in questa situazione pesante, i nostri finanziamenti per l'istruzione, che anzi viene aumentata, manteniamo inalterato a 80 milioni il fondo per l'assistenza ai non autosufficienti, manteniamo per il sociale e soprattutto, nonostante queste difficoltà, mettiamo qualche capitolo importante, qualche decina di milioni per venire incontro al mondo dei giovani. Oggi, se guardiamo bene, la realtà più in sofferenza in tutto il Paese, anche qui in Toscana, è rappresentata da quella fascia di giovani, forse è sbagliato definire anche così, che va dalla maturità fino ai 35 anni. Lì c'è bisogno di fare interventi che diano almeno l'idea che le generazioni più mature, che le istituzioni sono vicine a questa realtà e ce la comprendono. Ne parleremo. Va avanti.